album è un album dove la personalità raffinata, anche ribelle, ma sempre con una sua femminilità preponderante, viene fuori soprattutto perché Ornella decide per la prima volta nella sua carriera di diventare autrice dei testi e ne scrive sei importanti, dove poi puoi capire anche la cultura dell'artista, la cultura che ha frequentato Strehler, che ha frequentato Dario Fo, Garinei, Giovannini e fino poi Gino Paoli, che parteciperà nel brano E Gino risponde a questo album. Ok, in questo disco c'è una particolarità che tu certamente ti ricorderai, cioè ci sono dei guest, degli ospiti. Sì. Certo, due particolarmente importanti. Sì, molto. Uno era Pierangelo Bertoli con una sua canzone e l'altro Gino Paoli, che non so, c'è uno dei vanti della musica italiana. Sì, sì. Gino Paoli, che scrisse anche il testo di questa mia canzone. La particolarità è che io non ho mai conosciuto Gino Paoli. Abbiamo scritto questo pezzo insieme, ma non ci siamo mai visti né conosciuti, perché per ragioni che adesso mi sfuggono. Non ero presente alla registrazione. Ma poi non ti è capitato mai di incontrarlo? Non mi è mai più capitato neanche di incontrarlo, per cui vabbè, siamo rimasti così, sospesi, con questa canzone che a me piace molto. Molto dolce, e caratterizzata all'inizio da un'arpa suonata da Cecilia Shelley, una bravissima arpista, amica, sorella del noto direttore d'orchestra, e che ha aggiunto dolcezza già al suono del piano che sentiremo all'introduzione del piano Fender. Proviamo a sentire il rosso, esatto. Tre quarti, un valzer, cantato a due. Porta una canzone e Gino arriva con questa e Gino risponde e mi ha detto: questa è la canzone più sensuale che abbia mai scritto. Ok, è la canzone più sensuale. Gino risponde, si intende qualcosa di, hai capito cosa? Vero? Sei acuto, hai capito? Risponde. Salta fuori Gino. Gino risponde, infatti. Con le tue mani, tu, col tuo sorriso, tu, dolcissimo, con un respiro, respiro di più. La fisarmonica, sì. Cosette. Io quando ascolto Ornella Vanoni non posso non avere e non provare delle emozioni epidermiche. Ho parlato alto, ho parlato bene, mi viene la pelle d'oca, perché spesso e volentieri mi calo dentro la voce di Ornella. Ascoltare Vai Valentina, ascoltare Musica Musica, ascoltare la canzone scritta e con Gino Paoli e che ha Gino anche nel titolo e che chiude l'album, ti fa pensare a un personaggio che non sarà mai abbastanza valutato. Guarda, le due voci sono così affascinanti che possiamo sentirle anche da sole. Sì, certo. Esatto, torniamo al ritornello un attimo. Ok, proviamo. Tolgo tutto. Con le tue mani tu.
di più. Basta poco per le canzoni. Poi le voci, Paoli e Vanoni, insomma.